mentre si va a fare la spesa, una volta che si è adoperato l'olio in cucina, si mette in questi contenitori, bellini tra l'altro, anche gialli, colore l'olio, e si riportano alla stazione. Il viaggio finisce qui. L'ultima stazione dell'olio che usiamo in cucina è questa casetta di legno, la prima della zona est di Pistoia. Olli arriva a Quarrata, fuori dalla COP. Basta la tessera personale per aprire la porta. Ogni utente ritira il contenitore giallo che, una volta pieno, potrà essere riportato qui, dove un rifiuto inizia il viaggio per diventare risorsa. L'obiettivo è di recuperare gli oli utilizzati nelle abitazioni delle famiglie, anziché disperderli nelle fognature e quindi creare un potenziale inquinamento per l'ambiente, viene recuperato ed inviato ad impianti che permettono di recuperare a livello energetico l'olio anziché buttarlo nell'ambiente. Di semi o di oliva, l'olio usato nelle nostre cucine inquina. I depuratori idrici faticano a filtrarlo, ne basta un litro per rendere imbevibile 1 milione di litri d'acqua. Gli oli esausti raccolti da Olli sono trasformati in biodiesel grazie all'azienda specializzata Ecoenergia. È stata accolta molto bene, sia dai soci che dai consumatori, cioè da tutti i consumatori, dai clienti che frequentano giornalmente il nostro negozio, perché capiscono anche l'importanza di questa cosa. E Unicoop ha fatto questa scelta in linea con la politica ambientale che ha da sempre. Per ricevere la card è possibile rivolgersi al banchetto allestito alla COP di Quarrata anche nella mattinata di venerdì 29 gennaio. Tra Quarrata, Liana e Montale, finora gli utenti potevano portare gli oli esausti solo alla sede CIS, la società di raccolta dei rifiuti dell'area. Adesso il servizio è a portata di carrello e a primavera sarà attivato un nuovo punto alla COP di Liana. Ora è comodissimo, l'abbiamo sotto casa e è più facile, anche più invoglia la gente a inquinare meno. Unicoop Firenze è attenta all'ambiente. Le casette di Olli sono già presenti in oltre 10 punti vendita e si aggiungono alle isole ecologiche per la raccolta di medicinali, pile e toner.